Dal testamento spirituale dell'ingegner Francesco Cassani, morto il 14 luglio 1973. La SAME è stata creata non già per scopi speculativi, ma per dare all'Italia un'industria di prestigio nel campo dei trattori e dei motori endotermici. Un'impresa non è grande, media o piccola in funzione di parametri meccanici ed astratti, ma in funzione della posizione relativa, attuale e potenziale rispetto ai concorrenti. La famiglia di Francesco Cassani, soprannominata i Precisi, viveva nel paesino di Vailate, tra le province di Bergamo e Cremona, dove da tre generazioni si dedicava alla costruzione di ghiacciaie che venivano anche esportate e macchine per la trebbiatura. È dal padre Paolo, tecnico eclettico e molto stimato, che Francesco eredita la passione per la meccanica e l'invenzione. La madre Gina, donna straordinariamente moderna, era invece imprenditrice. Francesco nasce nel 1906. Maggiore di sei figli, deve, giovanissimo, contribuire alla conduzione dell'azienda di famiglia. Con l'aiuto del fratello Eugenio, dimostra da subito grande passione e molta inventiva. Fra i primi progetti di Francesco ed Eugenio c'è quello inverosimile di un aereo idrovolante alto. Poi l'automobile Roland Pilin, costruita utilizzando un motore aereo della Prima Guerra Mondiale. Ma l'attenzione dei due giovani fratelli era concentrata sui trattori, all'epoca macchine pesanti, poco maneggevoli, che consumavano enormi quantità di carburante. La idea era di costruire un trattore leggero, a bassi consumi, e col solo appoggio economico della madre, dopo anni di tentativi, mettono a punto la macchina che sognavano, il primo trattore con motore diesel. Da La Voce di Bergamo. Il concittadino Francesco Cassani, di appena 21 anni, è riuscito a costruire il primo trattore al mondo che funziona con motore diesel. Il trattore Cassani viene presentato alle autorità nel 1927 presso l'Istituto Agrario Cantoni di Treviglio. Alla guida è Eugenio Cassani. Francesco è tra le autorità, dietro il trattore. Grazie all'utilizzo del diesel, il consumo di carburante della trattrice era ridotto del 60%. Ma la dimostrazione in campo era indispensabile per vincere la diffidenza di un mercato ancora agli albori. Mancando dei mezzi finanziari per produrre i trattori, i Cassani appaltano la costruzione dei primi 300 trattori a una ditta di Bologna, che, pur con tutte le garanzie delle banche, cede le macchine prodotte al Banco dei Pegni per pagare i propri debiti. Per il momento devono abbandonare i trattori e puntare su altri progetti. Ecco, nel 1931, il motore diesel PLA 90 per autocarro, commissionato dalla Utita di Este, consociata della SNIA Viscosa. Poi il motore diesel veloce per marina, che vinse la gara Venezia-Trieste nel 1932. Nel 1935 il motore diesel per aviazione a revolver, senza albero a gomito. A metà degli anni 30 Cassani era ormai convinto che il trattore stesse uscendo dalla sua vita. In società con l'ingegner Luigi Orlando e l'ammiraglio Costanzo Ciano, costituì la Spica. Unico concorrente della tedesca Bosch, Cassani era riuscito a mettere a punto una pompa di iniezione, fortemente voluta dal governo italiano dopo che era stato decretato lo stato di autarchia del paese. Dopo una breve collaborazione con l'Alfa Romeo, nel 1943 i fratelli Cassani decidono di tornare a Treviglio, nei vecchi capannoni lasciati in eredità dal padre, per fondare la SAME, società a comandita motori endotermici Fratelli Cassani Treviglio. Iniziano a costruire i primi motori diesel raffreddati ad aria. Poi, con grandissimi sacrifici, ritornano al trattore, nonostante i pareri contrari delle banche, che non vogliono finanziarli perché dicono che i trattori arriveranno a migliaia dagli Stati Uniti e dalla Russia. Sono del 1948 la prima motofalciatrice a tre ruote e il primo trattorino. Nel 1951 si svolge la prima riunione degli agenti SAME e l'anno successivo la seconda. Riconosciamo i fratelli Magretti, il ragioniere Anzani, i fratelli Rosselli, Villois, che tanto hanno contribuito al successo di vendite della gamma di allora.
Nel 1951 Cassani innova la concezione del trattore, dotandolo, primo al mondo, delle quattro ruote motrici. Questa grande innovazione non viene compresa soprattutto dal mondo accademico, che tende anzi ad avversarla, ma viene premiata dal mercato e copiata da tutti i concorrenti del mondo. Nel 1956, su progetto dello stesso Francesco Cassani, viene costruita a tempo di record, solo 9 mesi, la nuova Same. Questo perché, con il crescente successo, i fratelli si erano resi conto che i vecchi stabilimenti Same non erano più adeguati allo sviluppo aziendale. Gli stabilimenti vengono dotati di modernissime macchine e utensili. Durante la riunione degli agenti del 1960 si sancisce la sempre più crescente importanza del settore export. Nel 1972 sono in circolazione 20.144 Fiat a quattro ruote motrici e ben 33.392 trattori Same a doppia trazione. Nello stesso anno la Same rileva la Lamborghini Trattori dal cavaliere del lavoro Ferruccio Lamborghini ed, oltre ad aumentare le quote di mercato in Italia e in Europa, acquisisce la tecnologia dei cingolini. L'anno successivo, il genero di Cassani, dottor Vittorio Carozza, laureato in scienze economiche dopo un master all'università MIT di Boston, inizia a lavorare in Same al fianco di Cassani. Nel luglio 1973, dopo una lunga malattia, il cavaliere del lavoro, ingegner honoris causa Francesco Cassani, muore a 67 anni, lasciando l'azienda alla figlia e al genero, i coniugi Carozza. Nel 1977 la Same acquista la svizzera Hürlimann. Questo permette alla Same di acquisire, oltre a una forte quota sul mercato svizzero, la tecnologia dei motori raffreddati ad acqua. Sempre nel 1977 sono in circolazione 213.258 trattori Same, venduti al ritmo di 20.000 pezzi all'anno, per poi passare negli anni 80, in pieno boom, ad un ritmo annuale di 30.000 macchine vendute. Nel 1991, appena caduto il muro di Berlino, Same guarda all'Europa dell'Est e, prima tra i costruttori occidentali di trattori, impianta una fabbrica in Polonia, il più grande mercato agricolo dell'Europa orientale dopo la Russia. Nel 1995, dopo aver fornito per alcuni anni alla Deutz Fahr le proprie trasmissioni, Same acquista la società tedesca. Il nuovo gruppo consolida così la propria presenza nel nord Europa, attestandosi come quarto produttore mondiale. Nel 1998 viene aperta la filiale Same Deutz Fahr Nord America. Inizia una nuova sfida sul mercato più difficile del mondo. Nel 2000 è la volta dell'Oriente. Con una fabbrica di trattori e motori in India, Same mette piede in un mercato che, per numero di trattori venduti, è uno dei più grandi del mondo. Oggi la Same è la realtà che tutti conoscete. Nuovi progetti e nuove macchine che, come ci auguriamo, faranno il futuro non solo dell'azienda, ma anche delle vostre e delle nostre famiglie e di tutti coloro che collaborano allo sviluppo di questa impresa straordinaria.